Lezioni ucraine è il titolo del nuovo volume di Limes, che si concentra particolarmente non solo e nemmeno tanto sulla guerra in sé quanto sull'Ucraina. Si discute molto su chi sta vincendo, chi sta perdendo, ma si dimentica che quando in qualche modo questa guerra sarà sospesa, beh, ci sarà sempre una Ucraina, possibilmente un'Ucraina unita o se no comunque un'Ucraina in gran parte. Immaginiamo sotto il controllo di Kiev, e questa Ucraina sarà l'affare delle nostre nuove generazioni. Perché lo dico? Perché stiamo parlando di un paese relativamente vicino. La distanza tra il confine occidentale dell'Ucraina e il confine orientale dell'Italia è paragonabile a quella fra Torino e Napoli. Quindi, checché se ne possa pensare, l'Ucraina non è sulla Luna, ma soprattutto, comunque finisca, l'Ucraina è un paese in gran parte sofferente e distrutto, che ha avuto un crollo di popolazione nell'ultimo decennio soprattutto, che per essere ricostruita avrà bisogno di investimenti per centinaia e centinaia di miliardi e che soprattutto continuerà ad avere una frontiera con la Russia, a meno che nel frattempo la Russia non sia disintegrata. Quindi in questo volume troverete molte analisi che scavano all'interno del corpo e dell'anima ucraina, con molte voci anche ucraine, tra l'altro anche alcune diverse a testimoniare che al di là della situazione di guerra che blocca un po' la discussione pubblica, ci sono delle discussioni vere dentro l'Ucraina, ci sono anime diverse. Un titolo per tutti, quello dell'articolo del giornalista Semeniuk, vincere la pace è più importante che vincere la guerra, perché questo è il punto. In qualche momento di questo percorso, come dicevo, dovremo fare i conti con quello che resta dell'Ucraina, sperando che resti ancora molto e sapendo che noi abbiamo un dovere morale, ma anche una necessità strategica, di riempire quel vuoto che l'aggressione russa ha comunque determinato in un paese così vicino a noi.